Prepariamo la colazioncina. Oggi mangerò un po' di yogurt vegetale. Sto comprando da un po' questo dell'Alpro e mi piace un sacco. E poi un po' di frutta, lamponi e mirtilli. E un po' di muesli. Nel frattempo devo supervisionare qui la situation perché ho dato la pappa ai gatti, ma Denver, che gli manca qualche dentino, è un po' particolare, lo sapete, gatto Denver ci mette sempre di più a mangiare e quindi devo stare attenta perché Audrey appena finisce la sua di pappa e molto prepotentemente scaccia via Denver e va a mangiare la sua di pappa. Quindi devo stare attenta perché il povero Denver altrimenti non riesce a mangiare e Audrey altrimenti ingrassa a vista d'occhio, invece sei a dieta. Sì, lo so gatta stellina, bisogna stare a dieta. Ciao, ciao ragazzi, a casa. Mi faccio un po' di fusa. Bravo, amore mio! Hai fatto la pappa! Povero, che gatta stillina, non ti lascia fare la pappa! Sei tanto buono tu! Ok, aggiunto il nostro yogurt vegetale, adesso laviamo la frutta. Aggiunto la frutta lavata e adesso aggiungiamo il nostro muesli. Ok, quasi pronto e adesso aggiungo ancora un po' di queste scaglie di cocco. Non ne metto tantissime perché altrimenti diventa tipo troppo dolce, però un pochino così mi piacciono. Voilà, colazioncina pronta. Adesso do una bella mescolata perché mi piace che la frutta si spiaccichi un pochino e lasci un po' di colore. Colazioncina pronta, non ha un bellissimo aspetto, ma vi garantisco che è buonissima. E poi altra cosa che non può mancare la mattina, il mio Starbucks. Questo è il caramel macchiato, anche se il mio preferito rimane sempre il white mocha. E visto che anche oggi è una splendida giornata, farò colazione qui sul mio terrazzino. Nel frattempo, gatto Denver sta mangiando la sua erbetta gatta. L'erbetta gatta, che bravo, Bubu. E qui volevo farvi vedere, sto aspettando con ansia che la mia passiflora sbocci, perché manca veramente veramente poco, anche se i gatti, no, inutile che la fissi con quello sguardo, perché vanno e la mangiucchiano, infatti le foglie sono tutte un po' mangiucchiate, mannaggia. E questo in basso non esiste più praticamente, però cerco di starci attenta. Non vedo l'ora che sbocci perché se conoscete la passiflora sapete ha dei fiori meravigliosi, secondo me sono tra i più belli e ce l'avevo anche anni fa e dovevo troppo riprenderla. Anche i gerani sono tutti fioriti, anche se penso di doverli annaffiare stasera perché da un bel po' che non piove. Mentre l'ortensia. Sì, mangia la tua erbetta, tu amore mio, bravo amore. L'ortensia è nascosta là dietro, così non vanno a mangiarla perché hanno fatto fuori quasi tutte le foglie, cavoli. E quindi sì, l'ho nascosta lì così non riescono ad andare, non riescono ad accedere. Eccoci, buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. Sono alla mia postazione make-up. Ho fatto la skincare uscita dalla doccia. Ho lavato la mia Beauty Blender e adesso iniziamo con il trucco. Primer, applico questo di Fenty Beauty che è l'Instant Retouch Primer. Quindi non è quello opacizzante perché oggi sento la pelle, non voglio dire che mi tira, però non la sento particolarmente, diciamo, lucida. E ho giornate in cui la sento veramente molto grassa, altre giornate in cui, tipo oggi che c'è un bel po' di vento, posso applicare la base un pochino più idratante. Come fondotinta oggi utilizzo l'Airbrush Flawless di Charlotte Tilbury, la tonalità è la numero 3, però non è affatto scura, anzi, non so onestamente se. Forse un pochino troppo chiara per me in questo momento e quando l'ho comprato ci sono rimasta perché penso
di non aver mai applicato la tonalità 3 sulla mia pelle, cioè nella mia vita, proprio mai. Ma vi dirò, mi sembra giusta, forse un pochino troppo chiara. Volevo dare un'altra chance, un'altra possibilità davvero a questo fondotinta, perché già l'avevo provato, non mi aveva fatto impazzire, ma se ne sente parlare veramente tantissimo, è un fondotinta super famoso ultimamente e devo dire che come coprenza è ottimo, perché veramente ti copre tutte le imperfezioni eccetera, però non dà questo effetto airbrush super 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 naturale, nel senso, se mi avvicino allo specchio comunque si vede che sono truccata, che ho il fondotinta, e il colore mi sembra anche troppo chiaro onestamente per me, che il 3 troppo chiaro per la mia pelle pallida già di per sé è una cosa molto strana, ma l'incarnato adesso un pochino con il blush e con la terra ne riusciamo a riscaldarlo, però se vado a appunto guardare da vicino vedo che sulla mia pelle c'è il fondotinta, e secondo me un buon fondotinta deve essere sempre 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 effetto seconda pelle, anche se ha una buona coprenza e riesce a camuffare imperfezioni, brufoletti eccetera, se poi si vede che ho 2 kg di fondotinta secondo me non fa quello che deve fare. Quindi sì, questo fondotinta mi ha un po', non voglio dire totalmente delusa, perché comunque è un buon fondotinta, però mi aspettavo sicuramente di meglio. Correttore Magic Wand di Mesauda, questa è la tonalità W15, e la tonalità W io la adoro per andare a coprire le imperfezioni di colore blu-violaceo, come appunto le occhiaie. Mi trovo sempre molto bene con i correttori liquidi, devo dire, che sono quelli più idratanti e che non vanno a segnarti tutte le pieghette sotto l'occhio. Sì, effettivamente guardandolo anche da vicino, ancora peggio, cioè questo fondotinta io non so se riuscite a vedere in videocamera, ma decisamente questo fondotinta si vede addosso sulla mia pelle, proprio non funziona. Mi verrebbe, vi giuro, da rifare tutto il trucco e toglierlo, perché quello che sto usando, il nudissimo di Diego Della Palma, cioè mi dà molta più soddisfazione, però oggi va bene così. Adesso cipria, vado ad utilizzare questa di Gucci, che è completamente completamente trasparente. Sì, il packaging Gucci è fantastico, è bellissimo, molto molto elegante, rispecchia tantissimo secondo me la House of Gucci. Ragazzi, oh mio Dio, parliamone, lo state seguendo il processo di Amber Heard e Johnny Depp? Se, penso tutti ormai sappiate la storia, ma praticamente quello che è successo è che anni fa Johnny Depp ha perso la causa contro Amber Heard, in cui lei lo accusava di violenza domestica, ed ha dovuto risarcirla di 7 milioni di dollari che poi lei aveva promesso di dare in beneficenza, cosa che non ha fatto, ma questo è un discorso a sé. Terra, applico questa di Marc Jacobs, è fantastica questa, ed è la Omega Bronze in colore 104 Ten Tastic, molto fredda, perfetta per il contouring. E quindi sì ragazzi, adesso invece c'è Johnny Depp che ha denunciato l'ex moglie per diffamazione, perché dice: io non t'ho mai toccata, tutto quello che tu stai dicendo sono falsità, e a causa di questo io ho subito gravi danni, perché ad esempio l'hanno insomma non l'hanno preso per l'ultimo film dei Pirati di Caraibi, la Disney non l'ha preso proprio per questo motivo, insomma ha perso un sacco di ruoli e ovviamente la sua reputazione è stata completamente rovinata da queste accuse, anche se avete seguito un po' la vicenda è abbastanza chiaro che non sia Amber la vittima in tutto questo, nonostante appunto la maggior parte delle volte i narcisisti e le persone abusanti siano uomini, non è sempre così, e infatti riconosco tantissimi tantissimi, adesso che sto seguendo ogni giorno praticamente, e nel racconto di Johnny riconoscevo tantissime cose tipiche del narcisismo in realtà, quando raccontava di come veniva trattato dall'ex moglie, da Amber,
Ed è super 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 interessante seguire questo processo, ragazzi, dove finalmente Johnny per la prima volta parla raccontando insomma il suo punto di vista. E sì, non so se state seguendo anche voi questa vicenda, ma io sono tipo super super interessata, come tutti, tipo, cioè praticamente tutti stanno parlando di questa vicenda. È anche abbastanza assurdo il fatto che loro stiano praticamente rendendo pubbliche tutte le dinamiche della loro relazione e tantissime cose personali. Non posso sapere che cosa è successo tra queste due, tra loro due ovviamente, però in cuor mio diciamo che faccio il tifo per Johnny Depp, come la maggior parte di voi immagino, perché mi sembra veramente lui la vittima in tutto ciò. Naturalmente c'è un giudice e c'è una giuria che è lì per decidere, ma noi possiamo speculare e parlarne ovviamente, tipo gossip. Insomma, la mia idea, l'idea che mi sono fatta è che Amber sia una narcisista patologica o che comunque abbia qualche disturbo della personalità, oppure forse borderline. Non mi intendo tanto di personalità borderline tanto quanto di personalità narcisistica, però rivedo molti molti comportamenti che purtroppo ho vissuto anch'io, e quindi diciamo che appunto questa è un po' l'idea che mi sono fatta. Naturalmente non possiamo diagnosticare nessuno, appunto c'è un giudice, una giuria che deciderà, così come deve essere, però è veramente interessantissimo. E ogni giorno danno la diretta che dura tipo 7-8 ore su YouTube, tipo su ABC News, insomma su un sacco di canali, la trovate la diretta. Fatemi sapere se state seguendo anche voi questa vicenda, indipendentemente da quello che penso io. Spero che la verità venga fuori, ecco, questo è. Ok, sono riuscita più o meno a riscaldare un pochino l'incarnato, anche se penso veramente che questa tonalità sia troppo chiara per me, però se la confronto con il collo ci sta. Adesso vado ad applicare questi nuovi, volevo provarli con voi. Sono di Yepoda, il brand di skincare coreana che ormai conoscete benissimo, perché sono tutti i prodotti che utilizzo, avete visto più volte per la skincare. Ad esempio la crema idratante che ho utilizzato è proprio di Yepoda, si chiama The Multi Balm ed è un balsamo colorato appunto multifunzione, si può utilizzare come ombretto, si può utilizzare come blush, si può utilizzare sulle labbra. Andiamo a testarlo, volevo proprio provarlo come ombretto, che sulla locandina ho visto c'era la modella che aveva applicato questo, proprio questa tonalità che è la Berry Beautiful sugli occhi, ed ha un effetto un po' aranciato che secondo me risalta tantissimo gli occhi chiari, ed effettivamente è molto carino perché si vede ma dà un effetto sfumato molto molto naturale. Vado ad applicarlo un pochino anche come blush, così lo proviamo, anche se ho già applicato quello in polvere, e lo applichiamo ovviamente anche sulle labbra. La tonalità che ho utilizzato non è Berry Beautiful, che è l'altra, ma ho utilizzato Sassy Sunset. Berry Beautiful è un pochino più scuro come colorazione, più un color ciliegia direi, mentre Sassy Sunset è più un corallo, rosa corallo. Davvero un effetto super super naturale, ma che si vede, e la figata di questi balsami è che sono anche molto idratanti, quindi va a nutrire la pelle una volta che l'abbiamo steso. Le labbra sono morbidissime. Adesso passiamo al mascara, anzi sopracciglia e mascara. Sopracciglia ultimamente sto utilizzando un sacco la Brow Wiz di Anastasia Beverly Hills. La colorazione che utilizzo è taupe, sempre sempre solo taupe. Ho scoperto in realtà non da tantissimo che tutte le matite sopracciglia troppo calde, avendo io un sottotono freddo e avendo io comunque una colorazione di capelli fredda, se utilizzo matite sopracciglia che sono anche neutre come colorazione mi stanno malissimo, quindi devo sempre
e solo utilizzare la colorazione che in quasi tutte le matite sopracciglia si chiama appunto taupe ed è decisamente, decisamente fredda. Quasi un grigio, diciamo, ma è esattamente quello di cui ho bisogno. Se applico una matita troppo calda come sottotono, vi giuro che sembra che abbia le sopracciglia rosse, cioè è terribile questa cosa. Quindi ho scartato tutte le matite sopracciglia che avevo e che non erano appunto di un sottotono freddo, perché proprio non fanno per me. Spruzzo il mio spray fissante, ho imparato a spruzzarlo sempre, sempre, sempre prima di applicare il mascara, altrimenti cola o altrimenti comunque un minimo il mascara sbava anche se waterproof, quindi sempre meglio spruzzarlo prima. Adesso come mascara voglio testare con voi per la prima volta il nuovo mascara MAC che si chiama MAC Stack. Mi è appena arrivato e voglio proprio vedere com'è. Lo scovolino è molto particolare. È più largo alla base, un pochino più stretto in punta in silicone, quindi dovrebbe essere tra quelli che mi piacciono, appunto, perché queste sono le setole che solitamente preferisco. Consiglio per quanto riguarda il mascara, è sempre meglio andare ad applicarlo prima sulle ciglia inferiori e poi passare a quelle superiori, perché se facciamo il contrario, mentre trucchiamo le ciglia inferiori, quelle superiori che sono già truccate, andranno a sbavare sulla palpebra superiore, quindi sempre meglio, appunto, iniziare da quelle sotto. Faccio testare le mie facce strane. Quando applico il mascara, penso di essere tipo tra le uniche che non spalancano la bocca, ma spalanco gli occhi. E almeno così non rischio di sbavare. Beh, ragazzi, devo dire che mi piace molto questo mascara, eh? Che cosa ne dite voi se confrontiamo mascara e non mascara? Mi sembra niente male. Sì, decisamente per quanto mi riguarda questo mascara è promosso perché fa delle cigliozze molto lunghe, non crea grumi. L'unica cosa secondo me non è tanto volumizzante, è molto più allungante, però tutto sommato effetto wow. Che ragazzi, voi non ci crederete, ma mi sta spuntando un altro dente del giudizio. Io veramente è una cosa infinita. Questa volta mi sta spuntando sopra. Non so se ve l'avevo già menzionata questa cosa. In realtà mi hanno detto che posso scegliere se toglierlo o meno, visto che ho appena avuto quell'operazione in cui hanno dovuto togliermelo dall'osso perché non usciva, quindi era nascosto dentro all'osso. Mi hanno detto se vuoi puoi anche non toglierlo quello sopra, visto che sei reduce da questa cosa, però siccome mi dà un po' fastidio sentirlo lì, non lo so, e ho paura anche di non riuscire a lavarlo benissimo, ho deciso che lo toglierò. Penso proprio che lo toglierò, quindi sì, e mi sta dando anche un po' fastidio adesso mentre vi parlo, per questo mi è venuto in mente, perché ogni tanto lo sento tipo che taglia la gengiva, non lo so, e penso ai bambini che hanno questo dolore costante in tutta la bocca per i denti che crescono, che tagliano le gengive. Veramente non è particolarmente piacevole. Comunque, sì, il nostro trucco, ragazzi, è completo. Ecco voi il risultato finale. Devo dirvi che l'effetto leggermente colorato, così aranciato, sugli occhi che mi ha dato il Multibalm Yepoda mi piace tantissimo ed è da un sacco praticamente che non trucco gli occhi. Cioè, ogni tanto li trucco, però per la maggior parte del tempo metto solo mascara. Invece vi devo dire che questo non è niente niente male, poi velocissimo perché non bisogna applicare l'ombretto, andare a sfumarlo, eccetera. Facilissimo. E sì, non mi dispiace affatto. Tra l'altro, ho anche come sempre un codice sconto per voi che vi lascio qua in sovraimpressione per Yepoda se volete provare questi balsami oppure qualche altro prodotto. Ricordatevi che è tutta skincare coreana, prodotti 100% vegani e cruelty free. E una cosa che mi piace anche molto di Yepoda è che stanno sempre molto attenti all'ambiente, infatti hanno fatto queste confezioni che sono adesso con una mano è un po' difficile farvi vedere, ma sono ricaricabili e non va acquistato ogni volta tutto il pack nuovamente, ma basta togliere la
piccola, il piccolo stick del rossetto e andare ad applicare, appunto andare ad inserire un altro stick in questo modo ed abbiamo un'altra colorazione. Comunque vi lascio tutto come sempre qua sotto nel box informazioni, sia il codice sconto che per festeggiare i 2 anni di Yepoda, perché è il secondo compleanno di Yepoda, che è il link diretto al sito, trovate tutto qua sotto. Come borsetta oggi per andare diciamo in tinta come il maglioncino azzurro, penso che prenderò questa borsetta che da un po' che non utilizzo, ma continuo ad amare, cioè è una delle mie preferite, sia come colore che come forma, super comoda, si può indossare in mille modi, anche la tracolla. Ah, e poi volevo farvi vedere anche la mia chanellina vintage rosa che ho mandato a riparare perché si era un po' scucita un pezzo sulla catenella, e poi è stata anche lavata ed è tornata di un bellissimo colore rosa. Vi ho fatto il TikTok adesso, ma volevo farvela vedere bella sistemata e pulita. Anche qui ha veramente cambiato colore, anche se è parecchio vecchiotta, quindi purtroppo qualche segno del tempo ce l'ha perché è dei primi anni 90. No vabbè ragazzi, guardate Denver, è la ragazza delle pulizie, lui è innamorato di lei ed è già da un po' che le sta così qua. Oh, Bubu. Ma gatto Denver, oh, he likes you a lot. Yeah. You're my friend, I missed you. Yeah, I always miss Denver. So the only cat that allows me to do like this. Yeah. The rest is aside from scratching me, biting me. Oh no, they're never gonna scratch or bite you. Look at him, he's like the Buddha. Amsterdam oggi devo dire una meraviglia, guardate che bellezza, vorrei essere anch'io in barchetta. Hi! Dicono questo perché ci filma. Comunque sì, tempo meraviglioso. Sto andando adesso al mercato dei fiori perché nonostante ho ordinato diverse piantine, fiorellini così per il balcone, e voglio andare a vedere uno se sono arrivate le Dionemus scipole, cioè le piante carnivore, e poi volevo comprare qualche altro fiorellino, mi servono anche dei vasi, vediamo che cosa ci propone il mercato dei fiori, che è una cosa super turistica ma hanno i migliori prezzi in centro e la migliore scelta in centro, quindi ci vado sempre. Povero gabbiano, hai perduto la compagna, signor gabbiano? No, mi sa che vuole mangiare da qua. Signor gabbiano, salve. Quando vedete per il centro di Amsterdam tutta questa immondizia, non è perché ci divertiamo a lasciarla in strada, ma questo è il modo in cui vengono a raccogliere l'immondizia, lo faccio anch'io, e si lascia davanti casa 2 volte a settimana e poi passano col furgone praticamente e raccolgono tutto, ma se lasci roba troppo leggera succede che svolazza poi ovunque, quindi sì, un po' così, però questo è il modo di raccolta qua. Questo è stato un po' creativo per far sì che non voli il cartone, l'ha infilato così, ognuno ha la sua tecnica. La cosa che fanno tutti gli olandesi non appena c'è un raggio di sole, si fiondano in qualsiasi posto al sole. Infatti è difficilissimo quando c'è bel tempo trovare posto sui tavolini. Poi adoro guardare queste vetrine, questi negozietti bellissimi, troppo carine. Questa è ancora un po' addobbata a Pasqua, diciamo, che carini. Quelli sono i vasi per i tulipani, bellissimo. E questo è un negozio di orologi vintage che ha un sacco di cosine interessanti, ad esempio hanno tantissimi Cartier. No vabbè, ma la bottiglia di champagne Cartier non l'avevo mai vista, voglio assolutamente provare quello champagne. Comunque sì, molto interessante questo negozio, anche se non ha il modello di Cartier che sto cercando io, però hanno cosine belle. Altra vetrina con gioielli, tutte belle queste piccole boutique, e di solito sono tutto gioielli fatti a mano, comunque pezzi unici. Molto molto bello. Sono quasi arrivata al mercato dei fiori
e vedo già Starbucks in lontananza. Secondo voi, prenderò il caffè di Starbucks nonostante io oggi già l'abbia bevuto? Probabilmente sì. Se siete stati ad Amsterdam, questa zona sicuramente la riconoscete. Lì appunto inizia il mercato dei fiori. E qui, a non so da quanto, penso non da tantissimo, ho aperto Victoria's Secret. C'è questo mega store. Eccolo qua. Però non ci sono mai entrata, ma è veramente gigantesco. Queste sono le cosine che hanno al momento qua da Starbucks. Il menù. Il frappuccino cookies and cream mi ispira parecchio, devo dire. Hanno sempre un sacco di novità interessanti. Nel frattempo aspetto il mio white chocolate mocha. Eccolo, sono stata brava perché ho preso quello small, di solito prendo quello gigantesco. Mi sono un po' trattenuta. Eccoci qui, un sacco di scelta. Non prenderò bulbi, ma sto cercando proprio fiori. E questa è quella che voglio prendere. Però non i semini nella lattina, voglio proprio la pianta. Ma è lei, quella carnivora. Wow, un sacco di fiori meravigliosi. C'è veramente una distesa infinita. Ho già fatto un bel po' di shopping, poi vi faccio vedere. Adesso stavo guardando questi fiorellini, che sono molto carini e sono anche commestibili. Volevo usarli per decorare anche i piatti. E questo è il fiore della passiflora che sto aspettando che sbocci sul mio balcone. Questo ovviamente è molto più gigantesca, ma questo sarà il fiore. Amo troppo Amsterdam per queste cosine. Un sacco di gente, vedo che mette i libri che non legge più davanti casa, tipo. E c'è scritto libri gratis e si possono prendere. Non ne sono rimasti tantissimi, ma è un'iniziativa molto carina, secondo me. Tornata a casa, mi godo un bicchiere di prosecco che è avanzato, non bevo mai da sola in realtà, ma era avanzato dalle serate con i miei amici, visto che ancora qualche bollicina. Mi godo un po' di questo sole meraviglioso e tra un po' invece si inizia a fare giardinaggio, sistemo i vari fiorellini, le cosine che ho comprato. Ecco qua il mio malloppo, ho preso queste che sono viole. E appunto, oltre ad essere molto molto belle, fanno molto primavera, sono anche commestibili. Quindi volevo prenderle anche per decorare i piatti, perché qualche giorno fa siamo stati al ristorante, abbiamo preso un avocado toast e c'erano appunto questi fiorellini per decorarlo. Ho scoperto che sono 100% commestibili, insomma, anche se non hanno granché sapore. E quindi ho voluto prenderli. Poi sono stata fortunata perché ho trovato anche la Dionea muscipola, la Venere a chiappa mosche, che mi era morta perché ha preso un sacco di grandine e quindi le trappole erano convinte che si trattasse di insetti, invece erano ovviamente pezzettini di grandine e si sono chiuse tutte, hanno utilizzato tutta la forza che la pianta aveva e poi è morta purtroppo. Non mi era mai capitato, ma non sono riuscita, non ero in casa, quindi non sono riuscita a salvarla dalla grandine e quindi sì, ne ho presa una nuova. E poi ho preso allora questa piantina di fiorellini bellissima, che però non ricordo che nome abbia, quindi fatemi sapere voi, sicuramente c'è qualche esperto tra di voi che state vedendo questo video che sa dirmi il nome, è veramente stupenda. Ed ho preso poi anche, vi faccio vedere meglio, eccolo qui, ho preso anche questo girasole nano. Li ho sempre avuti a Trieste, questi mini girasoli, sono piccolini e hanno tantissime testoline, non ne hanno una sola, sono bellissimi. E ho preso anche un vaso bello pesante in modo che non vada poi a rovesciarsi in terrazzo quando c'è il vento. E anche per questa ho preso un, eccolo, anche per questa ho preso un vaso molto carino. In realtà dovrò dovrò aggiungere dell'altra terra perché è troppo piccolo questo vaso, però insomma per adesso sta benissimo così, l'adoro. Notare Denver che si fa coccolare da tutti. Oh my gosh. You enjoying it? Sì, lo so che le vuoi tanto bene. He likes you so much. Yeah, I like him so much as well. If
if our house is not that small, I can borrow him. Ok, sistemate. In realtà ho fatto un mega ordine online, ho ordinato un sacco di piante grandi che non potevo portare io, così è più comodo, però nel frattempo almeno c'è un pochino più di colore qui nel balcone. Gattastellina, puoi evitare di mangiarmi le mie piante? Grazie Gattastellina, grazie. C'è la tua erbetta gatta qua in realtà, che puoi mangiare. Mangia questa. Brava Gattastellina. No, quelli sono più buoni. Mannaggia, gatta! Ok. No, c'è la fissa, io lo sapevo. No, gatta, non mangia. Mamma mia, sei tremenda Gattastellina. Brava, mangia quella, brava. Vabbè, comunque... carino, mi piace un po' più di colore. Qui sul tavolo ho messo il girasole perché lui piace avere sole tutto il giorno, quindi lo lascio qua che è il punto più alto dove c'è più sole. E la nostra Dionea, anche lei è pronta, anche a lei piace tantissimo il sole diretto. In realtà però adesso aggiungeremo l'acqua. Non tutti sanno che le piante carnivore, o comunque la Dionea muscipola in particolare, va bagnata sempre solo nel sottovaso e sempre solo con acqua demineralizzata, cioè l'acqua distillata, perché l'acqua normale da rubinetto le uccide, quindi è molto importante utilizzare sempre l'acqua distillata e non va mai versata sulla pianta così, ma sempre solo nel sottovaso. Sono piante paludose. E voilà. Volete sapere perché Gattastellina è così affettuosa? Non perché in questo momento abbia un attacco di amore verso di me, ma perché a Gattastellina piace tantissimo l'odore dello shampoo, del balsamo e di tutti i prodotti per capelli. Quindi quando ho appena lavato i capelli, questa è la situation con Gattastellina. Rieccola all'attacco. C'è proprio sta fissa per i capelli. Aiuto Gattastellina, aiuto. Devi annusarli tutti per bene. Vai, vai gatta, vai gatta. Ok, il sole se n'è un po' andato, tipo adesso è un po' nuvolosetto. Quindi ho cambiato, tolto il giubbottino jeans che mi sembrava un pochino troppo leggerino. Ho preso il cappotto un pochino più pesantino di lana, questo di Stella McCartney. E adesso sto raggiungendo un'amica, che mi guardano tipo questa palla sola. E adesso sto raggiungendo un'amica, andiamo a fare aperitivo. Comunque ragazzi, questo fondotinta, guardavo allo specchio prima di uscire, questo fondotinta è Charlotte Tilbury per quanto mi riguarda. Famosissimo, tutti ne parlano bene, ma per quanto mi riguarda è bocciatissimo. Cioè si è letteralmente sciolto sul mio viso e si vede tantissimo, quindi... E il nostro Aperol Spritz con vista sul canale, guardate che meraviglia. E anche se è rispuntato un po' il sole, abbiamo la copertina. Ci sta, ci sta. Siamo entrate perché faceva un po' freddino fuori e siamo in questo posto bellissimo, molto tipico olandese. Sembra molto la casa della nonna, sai, con la stufetta, tutte le cose. E qui ci sono tutte le copertine per gli ospiti che hanno freddo. Non so se riuscite a leggere l'ora, ma sono quasi le 21:15, sono le 21:10 e ancora non è tramontato il sole, ancora c'è un po' di luce, bellissimo. E quanto è romantica Amsterdam la sera, troppo bella. Tornata a casa, la prima cosa che devo fare è dare da mangiare a questi poveri gattoni, che in realtà siamo un po' oltre il loro orario di pappa. Lo so, hai ragione. Sì? Sì, lo so, hai ragione, è l'ora della pappa morbida, è l'ora della pappa morbida, anche Gattastellina si lamenta. Meno di Denver però. Sì, Denver, sì, tu sei protagonista. Queste sono le loro scatolette preferite ed è filetto rosso di tonno. Impazziscono per queste, naturalmente almonature. Ed eccoli tutti soddisfatti che fanno la pappa.
Come al solito, come vi dico sempre, godiamoci questo silenzio, che mentre i gatti fanno la pappa c'è sempre questo silenzio così raro in casa mia. Ho appena sentito un'amica e l'ho invitata qui perché era nei paraggi, quindi tra un po' arriva, ma nel frattempo che l'aspetto volevo raccontarvi, ragazzi, di questa cosa che ha dell'incredibile che mi è successa nei giorni scorsi, perché poi effettivamente non vi ho mai aggiornato riguardo l'orecchino che mi era stato rubato, l'orecchino da 500 euro che era magicamente scomparso una volta consegnato nel mio palazzo. Tra l'altro conosco anche una delle mie vicine, che è una ragazza carinissima, e nello stesso giorno a lei sono scomparsi, non so se questa cosa ve l'avevo raccontata, ma le è scomparso un pacchettino, un pacchetto che conteneva un paio di scarpe placcato oro da 400 euro, quindi ci sono sparite queste due cose. E quindi poi è scattata nel condominio, a parte, ragazzi, veramente questo fondotinta pessimo, ma facciamo finta che non ci sia. Quindi poi è scattata un po' questa caccia all'uomo, cioè chi è che ci frega i pacchetti, chi è che sapeva che in quel giorno la videocamera non funzionava, poi funzionava, insomma un po' un casino, ragazzi, ok. Cosa è successo però poi? Cioè c'è stato un aggiornamento e mi è successa una cosa che ha veramente dell'incredibile. Ok, sono a casa e mi arriva questo, insomma, appunto, pochi giorni fa. Sono a casa, mi sono ricordata perché ho incontrato la persona qua sotto adesso. Ok, sono a casa. Praticamente, ah no, piccola parentesi, poi l'orecchino comunque che era questo, che è un orecchino d'oro e con diamante, me l'hanno poi comunque rispedito, quindi per fortuna non ci ho perso assolutamente nulla perché il brand molto molto serio Maria Tash me l'ha rispedito. Quindi, ovviamente, che cosa mi succede? Qualche giorno fa stavo aspettando un pacchettino, non sapevo cosa fosse, come potete immaginare molto spesso mi vengono spediti pacchetti e cose dall'azienda che io non ho richiesto, quindi non so nemmeno che mi stanno per arrivare. E quindi mi arriva una mail che mi dice: pacchetto era GLS, sì, il corriere era GLS, pacchetto consegnato al vicino tot. E io dico: ma com'è il pacchetto consegnato? E poi chi è questo vicino? Perché mi hanno scritto un numero civico, perché qui si va in base alle lettere del numero civico, vabbè, comunque mi hanno scritto un appartamento che non esiste. Quindi io che cosa ho fatto? Ho chiesto al portiere e lui mi ha confermato: guarda che questo, cioè, non esiste questo appartamento, no? Quindi che cosa faccio? Vado e inizio a bussare a tutte le porte dei miei vicini, cioè a me non me ne frega niente, io vado da tutti i condomini, vado e busso, insomma ho scoperto, ho incontrato anche dei vicini molto carini, molto gentili e abbiamo anche stretto delle amicizie, ma praticamente siccome il corriere mi fa era una persona anziana, e quindi io dico, vi appoggio qua sul cuscino così riesco a parlarvi più con più calma, anche se la luce è terribile, forse proviamo di qua, no, insomma non cambia. E quindi io penso: ok, c'è un vicino che ha una certa età che abita al piano terra, e quindi vado direttamente da lui, busso e gli dico: sì, salve, ho ricevuto appunto questa email che è stato consegnato un pacchetto ad un vicino, hanno sbagliato a scrivere effettivamente a quale vicino, però mi chiedevo se foste voi, appunto perché il corriere mi ha detto una persona anziana, insomma eccetera. E questo signore sembra molto gentile, molto, devo dire, disponibile, e mi dice: no, guarda, mi dispiace, io ero a casa tutta la mattina, ma non è arrivato assolutamente nulla, non ho visto né sentito niente, addirittura è uscito e mi ha indirizzato verso un altro corridoio, che qui è un po' una specie di labirinto, ci sono tanti corridoi, e mi fa: guarda, prova di là, perché effettivamente potrebbe, magari è entrato dall'altro portone, magari c'è qualcosa di là, prova ai vicini a chiedere là. Io dico: va bene, la ringrazio comunque. Nel frattempo stava entrando dalla porta principale, insomma, dalla porta del condominio, un altro ragazzo molto più giovane che entra nella porta di questo signore anziano e mi dice anche lui: guarda, mi dispiace, non c'è arrivato nulla. Io, ok, salgo, torno a casa mia e dico: ma dov'è sto pacchetto? Soprattutto mi chiedevo: ma che cosa c'era dentro in questo pacchetto? Perché non c'era scritto nulla nella mail, né mittente né niente. E ho provato anche a chiamare GLS, ma sono stati non maleducati di più, veramente qui a volte il servizio clienti, anzi decisamente il servizio clienti italiano è mille volte meglio rispetto a quello olandese, proprio parlando in generale.
e non mi hanno aiutato, quindi dico ok, dove sarà questo pacchetto? Non so neanche chi sia il mittente, ma ad un certo punto, dopo circa 4 ore che il mio pacchetto era stato consegnato, ok, cioè oltre 4 ore, diciamo circa 4 ore, ma era di più, suona la porta e io apro e mi ritrovo il ragazzo che stava vicino alla persona anziana, ma che poi persona anziana non era, cioè sulla sessantina, non immaginatevi una persona che a malapena riesce a deambulare, eccetera, era una persona, ok, sulla sessantina, ma non anziana, nel senso, ecco. Arriva l'altro che stava con lui, bussa alla porta, io apro e vedo lui con un pacchetto in mano completamente aperto. E io dico, cioè, ci sono un po' rimasta, mi dà questo pacchetto e mi dice: scusami tanto, ma mio marito a volte fa queste cose che non hanno senso, whatever this means, cioè non ho ben capito che cosa intendesse per mio marito a volte fa queste cose che non hanno tanto senso, mi dà il pacchetto e mi dice: questo è tuo e tra l'altro te l'ha anche aperto. Sono mortificato. Io guardo, ok, lo ringrazio, sono rimasta veramente allibita, cioè completamente bloccata, e faccio: ah, ma quindi ce l'avevate voi? E mi fa: sì, scusami tanto. Mi dà il pacchetto, praticamente se ne va. Io al momento appunto sono rimasta un po' pietrificata, perché ho detto: ma come, sono letteralmente, cioè mezz'ora fa sono stata da voi, abbiamo parlato, mi avete assicurato entrambi di non aver ricevuto nulla, anzi mi volevate proprio indirizzare a casa di altri vicini che per voi erano stati loro, mentre il mio pacchetto ce l'avevate voi. Quindi loro avevano il mio pacco da 4 e passa ore. Sapevano che la videocamera questa volta funzionava molto bene, quindi probabilmente avevano paura che io andassi poi a verificare, perché il passo dopo era andare ovviamente a verificare e avrei scoperto che erano loro. Ma quello che mi sembra più strano è che il contenuto di questo pacchetto erano due cambi, cioè erano due pezzetti di plastica, ricambi per la mia borraccia Air Up, quindi due dischetti di plastica profumati, ok? Che hanno un valore praticamente pari a zero. Se tu non hai la borraccia, che cosa devi utilizzare questi due dischetti di plastica a fare? Ovviamente non ci fai nulla. E io mi chiedo, ma se fosse stato un altro orecchino d'oro con diamante, me l'avreste restituito? Non è che me l'avete restituito solo perché si tratta di due cose di plastica che non hanno valore? Perché siete andati ad aprire il mio pacco, che chiaramente aveva il mio nome, cognome e indirizzo su? Perché il corriere non ha suonato a me, ma ha consegnato direttamente il mio pacco a voi? Perché sono in piano terra e sono le prime persone che tra l'altro hanno anche la finestra all'esterno, quindi loro può darsi che fermino direttamente, insomma non abbiamo ben capito. Onestamente adesso è scattato un po' un casino, perché non è normale che tu ricevi la mia posta, non so neanche come, ma non è normale che tu ricevi posta a nome mio, la apri, te la tieni per 4 ore e mezza e poi vieni qua a restituirmela perché hai paura delle conseguenze, cioè tutto quanto era molto molto strano. E io ovviamente, io e la ragazza a cui sono spariti gli stivali, le scarpe, insomma, poi ovviamente abbiamo parlato, e anche lei era arrivata a questa conclusione, che si trattasse di qualcuno in casa. E quindi adesso è nato un po' un problema, perché naturalmente abbiamo capito che si tratta di loro, non abbiamo capito per quale strano motivo questo signore faccia queste cose, perché dire mio marito a volte fa queste cose strane, cioè che cosa significa? A volte fa queste cose significa che già l'ha fatto, perché non mi sembrava tanto sorpreso. Quindi praticamente è arrivata la mia amica, praticamente ho un vicino cleptomane e questa cosa bisognerà risolverla. Quindi sì ragazzi, è saltato fuori che è questo nostro vicino che ci ruba le cose, e adesso l'ho intravisto qua tornando a casa e non so bene cosa pensare, è molto preoccupante il tutto, ma è una cosa che sta ancora, cioè stanno tutti ovviamente investigando da quando uscite, stiamo un po' cercando di capire come comportarci. Voi come vi comportereste? Onestamente io ero allibita e non so che cosa pensare, e non sappiamo bene quali saranno i prossimi passi, ma stiamo pensando anche di
ovviamente riferire tutto alle forze dell'ordine, perché appunto teoricamente dovrebbe essere penale aprire la posta degli altri, quindi sì, purtroppo questo è. È passato un po', ho salutato la mia amica, adesso mi devo assolutamente struccare, ragazzi, il fondotinta. Veramente una grande, grande delusione, cioè terribile in questo momento, quindi io adesso mi metterò anche il montaggio subito di questo video, così posso programmarlo per domani alle 17:30. Mia family, vi mando un bacio gigantesco, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io e Gatta Stellina vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao.